Il webinar Il commercio su aree pubbliche e la direttiva Bolkestein. Sono Paola Pirani di Formexpa e vi introdurrò in questo evento online. Do il benvenuto anche al relatore di oggi, Michele Deodati, responsabile dello sportello unico attività produttive per i 10 comuni dell'Unione dell'Appennino Bolognese e vice segretario comuni di Vergaro e Casteldaiano, al quale a breve passerò la parola. Questo webinar è organizzato da Formexpa nell'ambito del progetto affidatogli dal Dipartimento della Funzione Pubblica, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, in collaborazione con il centro di competenza della regione Friuli Venezia Giulia. Fa parte del Bond Governance Capacità Istituzionale 2014-2020. Vi ricordo che l'obiettivo del webinar di oggi, del webinar del quale parleremo, è quello di illustrare le norme, le tipologie del commercio sulle aree pubbliche con riferimento poi ad alcuni casi particolari e specifici. Nell'ambito del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione sono state affrontate diverse tematiche proprio per supportare le amministrazioni e fornire loro tutte le informazioni necessarie per dare concreta attuazione a quanto previsto dalla riforma in materia di semplificazione. I webinar e i seminari hanno toccato, appunto, come dicevo, diverse tematiche, vanno dalla conferenza dei servizi alla SCIA, alla modulistica unificata e standardizzata, SUAP e SUE, commercio, notifica sanitaria, imprese, edilizia, digitalizzazione, ambiente, spettacoli e trattenimenti pubblici. Tutti i nostri webinar e seminari li potete trovare nella pagina di eventi al nodo 17455. Vi ricordo anche che nell'ambito del progetto PON Governance, Capacità Istituzionale e Delivery Unit è sorta la rete italiasemplice.gov.it, messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formexpa. Questa rete è dedicata, è una piattaforma dedicata ai cittadini e alle imprese per mettere insieme tutte le competenze sull'attuazione degli interventi di semplificazione. Nella rete potete trovare, nel momento in cui accedete con le credenziali di FP Out, sarete registrati direttamente nell'area di lavoro Rete Italia Semplice. Per poter partecipare invece alle altre due aree che sono attualmente attive, dovete cliccare sul pulsante Partecipa e verrete poi iscritte anche a quelle aree. Vi ricordo che dà un grande supporto e grandi servizi a tutti voi grazie a guide, FAQ, chiedi all'helpdesk e poi tutto è un remind di seminari e webinar che noi stiamo facendo in questo periodo. Vado velocemente per poter lasciare poi la parola al nostro relatore. Ricordo il programma di oggi: dopo l'accoglienza ci sarà appunto l'intervento e poi lo spazio, come al solito, alle domande che voi potete mettere tranquillamente in chat. Quali sono i punti che toccheremo in questo webinar? Allora, il commercio sulle aree pubbliche, dunque, con riferimento alle norme, partendo dalla direttiva Bolkestein, passando per la conferenza dei servizi e poi fino alle proroghe al 2020. Parleremo delle tipologie del commercio su aree pubbliche, posteggio fisso, commercio in forma itinerante, la partecipazione alla spunta e la gestione delle graduatorie. Parleremo anche dei casi particolari con l'assegnazione dei posti liberi nelle mercati, fieri. Quali atti fare, la riorganizzazione di mercato, gli atti, le procedure, la vendita occasionale. Dunque, tutte queste sono alcune delle tematiche che tratteremo in questo webinar e alla fine, come al solito, ci sarà lo spazio per le domande, per le risposte alle domande che porrete in chat. La chat è questo strumento molto utile per il supporto e per lo scambio di informazioni. Ricordo che i prossimi appuntamenti, il 2 luglio, domani ci sarà l'ultimo webinar di questa stagione, La via e la vinca, dalle strategie ai progetti, con l'architetto Liuzzo. Vi ricordo ancora che l'attestazione verrà data a tutti coloro che sono iscritti al webinar e che parteciperanno per almeno il 20% del tempo. Vi ricordo ancora che per le attestazioni di questi webinar dovete attendere qualche giorno, così come anche per le registrazioni degli eventi che troverete nelle stesse pagine di Eventi PA. E a questo punto non mi resta che augurare un buon proseguimento a tutti e lasciare la parola a Michele Deodati. Prego, buon webinar a tutti. Grazie Paola, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar che tratterà del commercio su aree pubbliche, con riferimento anche al tema dell'uscita dalla direttiva Bolkestein in materia, quella del commercio su aree pubbliche, che è diventata incandescente dopo
un affastellarsi di interventi normativi che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati in maniera poco coerente e che ha reso grande difficoltà al lavoro di ciascuno di noi. La sensazione che si è avuta adesso, prima di iniziare la relazione sui vari temi che dobbiamo affrontare, è senz'altro di disorientamento di tutti noi in una materia che fino a un certo punto sembrava prioritaria nell'ambito dell'assegnazione delle nuove autorizzazioni, e poi è diventata l'esatto contrario attraverso appunto modifiche normative fatte all'ultimo momento che hanno in un qualche modo sconvolto il quadro con poca attenzione, con poca coerenza rispetto a quelle che erano state fino a un momento prima le esigenze degli enti. Comunque cerchiamo di quantomeno di fare delle riflessioni insieme, delle ipotesi, senza la pretesa di voler assolutizzare alcunché. Innanzitutto direi che, come era stato già adombrato da Paola Pirani, il webinar di oggi si concentra un po' ad ampio spettro su tutte le tematiche legate al commercio sulla Repubblica, partendo dal quadro normativo. Noi sappiamo che questa materia, che sicuramente appartiene alla potestà legislativa esclusiva delle regioni, è però toccata anche dalla normativa nazionale, in quanto gli interventi del legislatore nazionale posti a tutela della concorrenza hanno carattere trasversale e prevalenza, come da Costituzione, rispetto alle norme locali. D'altra parte è la stessa disciplina storica, diciamo così, del commercio sulla Repubblica, che deriva dal decreto Bersani del 98, a porsi in un rapporto di legislazione che all'epoca era concorrente, perché appunto il decreto Bersani si configurava come legge quadro, a seguito della quale, come tutti sappiamo, ogni regione ha emanato le sue normative specifiche. Tenteremo una ricostruzione di quello che è stata tutta la tormentata e drammatica evoluzione normativa della direttiva Bolkestein applicata al commercio sulla Repubblica, e anche tenteremo di dare qualche indicazione rispetto a quello che sembrerebbe essere l'epilogo di tutta questa complicata, articolata vicenda. Sarà anche il momento per fare una riflessione rispetto alle tipologie di commercio sulla Repubblica, che sono abbastanza varie, toccano vari aspetti: mercati, fiere, posteggi isolati, commercio in forma itinerante, spunta. Tutti noi sappiamo anche quali sono le difficoltà nel gestire, nel portare avanti un argomento che è così complesso, così articolato, e che richiede adempimenti periodici. Ci occuperemo poi di approfondire alcuni casi particolari, tematiche molto interessanti, che è quella del connubio difficile, della convivenza difficile tra commercio e beni culturali. Faremo degli esempi, delle riflessioni su quello che è il quadro normativo e le possibilità che... Scusate, c'è un'interferenza nei microfoni, scusate, ok, c'è stata un'interferenza nei microfoni. Michele, se puoi ripetere un minuto prima, perché si è persa la tua... Allora, parto direi dalle tipologie. Come dicevo, è importante fare una riflessione ad ampio spettro su quelle che sono le varie tipologie del commercio sulla Repubblica, che per tradizione si presenta in varie forme: quella del mercato, della fiera, del posteggio isolato. Esiste poi la forma del commercio itinerante e la gestione delle cosiddette graduatorie di spunta, che sappiamo essere nell'insieme un complesso di adempimenti che ci impegna periodicamente con la stesura di tutta una serie di graduatorie da aggiornare e di adempimenti da svolgere, pubblicazioni, bandi, eccetera. Cercheremo di fare una carrellata, una rassegna su questi aspetti. Affronteremo poi anche diversi casi particolari. Di sicuro il tema affascinante del commercio e dei beni culturali, del difficile connubio, della difficile convivenza, come dicevo, tra
le esigenze della libertà di impresa collegate al commercio e alla tutela della concorrenza e invece opposte esigenze di protezione e tutela della fruibilità dei beni culturali. E naturalmente operando in un contesto come quello italiano, dove ogni realtà, dal piccolo centro alla grande città, pullula di beni storici, attrattivi e culturali, che sono poi anche gli stessi luoghi, magari più tradizionalmente vocati all'insediamento del commercio, è evidente che è una tematica di particolare importanza. E faremo una carrellata su quelle che sono le normative nazionali di maggiore rilievo per appunto sviluppare eventuali politiche, eventuali indirizzi nella gestione del connubio tra commercio e beni culturali. Ci occuperemo più nel dettaglio poi dell'assegnazione dei posteggi liberi nei vari contesti in cui si può presentare l'esigenza di assegnare posteggi, mercati, fiere, posteggi isolati, con una traccia di quelli che sono gli atti e le procedure da adottare. Altro tema di particolare interesse che abbiamo voluto inserire è quello della riorganizzazione del mercato o della fiera, con indicazione di atti, procedure e anche casistiche e motivazioni alla base, delle quali ci possono poi essere esigenze, sulle quali si possono poi fondare esigenze di riorganizzazione di un mercato attraverso una sua, riduzione, attraverso un suo spostamento. Ecco, con operazioni di riordino più varie di questo tipo. Ancora parleremo di migliorie per completezza e poi possiamo affrontare il tema della vendita occasionale non professionale svolta da diverse categorie di operatori che magari con il commercio su Repubbliche hanno a che fare in maniera marginale, hobbisti creativi, insomma. Vedremo poi di dare indicazioni anche normative su questi temi. E poi la possibilità di vedere intersecarsi il commercio su Repubbliche e le attività di manifestazioni temporanee con particolare riferimento alla somministrazione. Procediamo dunque nell'analisi del quadro normativo, partiamo dal articolo 28 del decreto 114-98, poi faremo tutte le precisazioni del caso rispetto anche alla eventuale possibile vigenza di questa disciplina alla luce delle ultime modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019. Allora, lo schema base per l'autorizzazione delle attività di commercio su Repubbliche è appunto il rilascio di un titolo abilitativo a persone fisiche, società di persone, di capitali o cooperative. L'autorità competente al rilascio è lo sportello unico del comune dove ha sede il posteggio. Il termine per il rilascio è di 90 giorni con eventuale la possibilità di applicare il silenzio assenso in caso di mancato rilascio. Quindi si tratta di una procedura di carattere vincolato, soggetta a silenzio assenso. È utile anche magari ripercorrere aspetti che potrebbero sembrare marginali. Il commercio su Repubbliche con posteggio abilita anche alla vendita itinerante nel territorio della regione e l'autorizzazione invece per commercio itinerante abilita alla vendita al domicilio del consumatore nei luoghi in cui questo si trova per i motivi più svariati, collegati anche a esigenze temporanee, motivi di studio, lavoro e anche svago. Sul commercio alimentare, possiamo dire che l'autorizzazione alla vendita alimentare autorizza anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande se ne sussistono i requisiti e alle condizioni previste. E a questo proposito possiamo anche andare a fare rinvio all'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002, l'ultima, illustra quelli che sono i requisiti igienico-sanitari del commercio alimentare su Repubbliche, quindi dà importanti indicazioni su quello che è l'allestimento delle aree stesse, della strumentazione, della strutturazione che deve essere garantita ai fini di rispetto delle prassi igienico-sanitarie in questi luoghi, in questi contesti.
ma la disciplina, come dicevamo, del commercio su Repubbliche non è certo confinata solo nell'ambito nazionale, come dicevamo, sia perché prima della riforma del 2001 della Costituzione si trattava di materia che si fondava su una legge quadro, il decreto del 98, poi specificato a livello locale dalle varie leggi regionali, sia perché in ogni caso si tratta di una materia che adesso con la riforma, a maggior ragione con la riforma del titolo quinto della Costituzione, è rientrante nella competenza legislativa esclusiva delle regioni. Comunque è importante notare come alle regioni spetti il compito di dettare le norme relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione e la reintestazione delle autorizzazioni in caso di cessione dell'attività, quindi tutte le vicende legate agli aspetti burocratici, oggettivi e soggettivi inerenti al rilascio e alla gestione dei titoli, i criteri per l'assegnazione dei posteggi e in particolar modo la determinazione delle aree del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, come cioè poi i comuni devono comportarsi per ottenere questi risultati, per istituire, sopprimere o spostare i mercati e per l'istituzione di mercati a merceologie esclusive. Dettano anche norme per le caratteristiche tipologiche delle fiere, sempre nell'ambito di questi criteri, nonché le modalità di partecipazione alle medesime, prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione a chi ha un maggior numero di presenze. E poi dettano indirizzi in materia di orari. Ancora, il quadro delle fonti del diritto sul commercio su aree pubbliche si compone di tasselli che riguardano il livello più basso della gestione dell'attività amministrativa, cioè le competenze dei comuni, e il comune sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività. Ovviamente queste norme si giustificano e si legittimano per il fatto che al comune compete l'esercizio delle potestà pianificatorie collegate al proprio territorio, quindi di sicuro l'attività di istituzione degli spazi mercatali rientra in questo ambito, cioè nell'ambito dell'esercizio della potestà di pianificazione, come meglio vedremo dopo parlando anche dei riordini, e dunque al Comune spetta determinare l'ampiezza complessiva delle aree, anche le modalità di assegnazione dei posteggi, con particolare riferimento alla superficie e criteri di assegnazione per le aree riservate agli imprenditori agricoli. Poi anche lì, rispetto a quest'ultimo elemento, notiamo come quello che dice la legge nazionale, cioè che ai produttori agricoli debba essere riservato un congruo spazio, poi alla fine si traduca in percentuali molto basse a scapito di questa forma di distribuzione a vantaggio di quella commerciale più tradizionale. Spetta sempre al comune individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale, nelle quali il commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree stesse. Quindi già in questa normativa notiamo come il legislatore si sia dimostrato sensibile ad esigenze diverse rispetto a quelle della vendita e del commercio, ma collegate appunto alla presenza di beni storici, artistici, ambientali, eventualmente confliggenti con le esigenze della libertà d'impresa. Esiste anche però la possibilità di porre divieti, limitazioni all'esercizio del commercio su Repubblica anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, quindi si apre il ventaglio delle possibilità discrezionali con cui l'ente può intervenire e limitare l'attività mercatale o le sue modalità di svolgimento. E poi infine al Comune spetta dettare gli orari del mercato sulla base degli indirizzi regionali, quindi qui a questo punto attraverso regolamenti e ordinanze si può e si deve intervenire per dettare le regole inerenti agli orari. E veniamo al punto legato alla direttiva Bolkestein con
un po' di pazienza, cerchiamo comunque di ricostruire un po' tutta la parabola che ha interessato questo argomento, perché solo così possiamo riuscire a farci un quadro il più possibile chiaro e definito di quelle che possono essere i possibili ulteriori sviluppi di questa vicenda e i comportamenti che gli enti devono adottare dopo la legge di bilancio. Quindi partiamo con la famigerata direttiva Bolkestein, che all'articolo 12, poi trasfusa, come sappiamo, con il decreto 59 nell'ordinamento italiano a cui corrisponde l'articolo 16, così dispone rispetto alla necessità di porre a bando delle autorizzazioni. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per scarsità di risorse o capacità tecniche, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento. L'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata, adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, quindi né accordare altri vantaggi, d'accordo. Quindi notiamo subito come l'impianto della direttiva in questo senso, in questa direzione sia chiaro, così come poi è stato anche trasfuso nell'ordinamento interno da parte del decreto 59. Il presupposto per dare avvio a un sistema come poi è stato quello della famosa intesa, come vedremo tra un attimo, è stata la qualificazione del commercio su aree pubbliche come assegnazione, come concessione di servizi legati a scarsità di risorse o sì, ecco, scarsità direi di evitare il riferimento alle capacità tecniche, ma quantomeno a quello delle scarsità di risorse, appunto perché il territorio e gli spazi a disposizione per l'attività mercatale sono limitati. Da qui l'esigenza che ha fondato tutto il tema che ha seguito, quindi la necessità di elaborare procedure di selezione con le caratteristiche previste dall'articolo 16, cioè imparzialità, trasparenza, pubblicità e soprattutto poi faccio notare il riferimento espresso al divieto di rinnovo automatico e alla durata limitata delle concessioni. Ecco, da qui siamo partiti quindi per avviare tutto quel fitto calendario di iniziative, procedure, atti che ha portato dall'intesa fino alla realizzazione dei bandi per chi l'ha fatto e alle novità poi degli ultimi tempi. Sappiamo bene, no? Conosciamo la direttiva Bolkestein, è quella direttiva europea che si è prefissata due principali obiettivi, prima di tutto quello della liberalizzazione delle attività economiche e poi quello dell'adeguamento dei regimi amministrativi, per cui detta in maniera molto diretta ma efficace, si è cercato di marginalizzare il ruolo dei rilasci a provvedimento espresso per generalizzare invece il sistema dell'avvio dell'attività senza interferenze col sistema pubblico, ma del coinvolgimento dello stesso solo a livello di controlli successivi. Cioè, cosa significa questo? Significa che l'attività, quando si avvia, fa parte del diritto privato, non del diritto pubblico. La SCIA non è un atto amministrativo, come poi è stato chiarito da fiumi di giurisprudenza. Si tratta di un atto privato, quindi quando intervengono le liberalizzazioni noi dobbiamo tenere presente che lo Stato fa un passo indietro e lascia libero accesso all'iniziativa dei privati. Quindi in questo contesto si è inteso anche cercare di far sì che negli ambiti dove per forza siamo soggetti a restrizioni dovute ad esempio a scarsità di risorse naturali, quelle risorse più scarse rispetto alla quantità degli aventi diritto e dei potenziali imprenditori interessati vengano messe a disposizione degli stessi dopo procedure ad evidenza pubblica. Ecco, questo è un po' il contesto
normativo, di principio che sta alla base di questi ragionamenti, che hanno dunque portato alla famosa intesa del 5 luglio 2012. La fonte dell'atto era l'articolo 70 del decreto 59, con intesa in sede di conferenza unificata, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 16, sono individuati senza discriminazioni i criteri per il rilascio e rinnovi della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su Repubbliche e le disposizioni transitorie, anche alle concessioni in essere e a quelle prorogate. Si è arrivati dunque a questa intesa che ha definito i criteri di priorità da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti. Si è poi proceduto nel complesso iter di discipline di questa materia con un documento delle regioni e delle province autonome che è poi stato, per chi ha realizzato le procedure di selezione, l'effettiva fonte in base alla quale poi sono stati sviluppati i bandi. Con questo documento si è cercato di apportare anche delle soluzioni rispetto alla sfasatura temporale che doveva interessare alcune concessioni nel frattempo prorogate, quando sono poi entrate in vigore il decreto 59, la stessa intesa. Adesso non sto ad approfondire troppo nel dettaglio questi aspetti, li dovreste conoscere. In ogni caso, essendo stato tutto archiviato, non è il caso di andare ad approfondire troppo questi ultimi aspetti, ve li ho comunque riportati lì per completezza della ricostruzione. In ogni caso, ecco, sappiamo che molti dei territori che hanno poi portato avanti il tema delle assegnazioni con bando si sono basati su questo documento qui. Ecco, io stesso che nel mio territorio, ecco, per fare l'esempio mio, noi qui in Emilia Romagna, guidati anche dalla regione, siamo stati abbastanza ligi rispetto alle scadenze previste, quindi noi per tempo abbiamo dato avvio alle procedure, completato tutte le assegnazioni da diversi mesi. Ecco, è evidente che quando si è agito in questo modo, si è portato avanti un discorso che adesso è stato poi con un colpo di spada, come a distruggere un nodo gordiano risolto, come sappiamo, è stato, direi, abbastanza frustrante dover lavorare mesi e mesi per gestire centinaia di posizioni, perché tale è la situazione sul mio territorio, per poi vedere sfumare tutto, ma poi vedremo anche che comunque le autorizzazioni rilasciate non è che hanno perso di validità in forza dell'abrogazione normativa. Semplicemente col senno del poi si sarebbe potuto evitare tutto il dispendio di energie, di risorse pubbliche e private che hanno portato a queste assegnazioni. Inizia poi a un certo punto, dopo il 2013, con la fine del 2016, per chi si ricorda, il mille proroghe è stato poi emanato il 30 di dicembre, pubblicato nella stessa data, se non mi ricordo male, e con versioni che poi si sono succedute. Insomma, alla fine è emerso un risultato di questo tipo: al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su Repubbliche, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018. Quindi il 30 di dicembre del 2016 il legislatore, a due giorni di distanza dall'avvio del programmato delle procedure di assegnazione, aveva pensato bene di con un colpo di teatro di rinviare tutto di 2 anni. Naturalmente il mille proroghe era un decreto legge, quindi poi la parola definitiva è stata messa dalla legge di conversione del successivo 27 febbraio,
la quale ha sancito, come era logico aspettarsi, il sì definitivo alla proroga delle iniziali scadenze fissate a maggio e a luglio del 2017, al fine sempre di, si argomenta, no, dicendo che la proroga si giustifica al fine di allineare le scadenze garantendo omogeneità di gestione. Il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, qui si davano anche istruzioni, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica nel rispetto della vigente normativa al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. Ecco, quindi con questo atto qui si prende tempo, ci si sposta di 2 anni e si mantiene comunque il principio della procedura a selezione pubblica, nulla è cambiato da questo punto di vista, semplicemente si dà più tempo. Nel frattempo che cosa succede nella cronaca di tutti i giorni? Se ricordiamo, in quel periodo non sono mancate le notizie di proteste delle associazioni di categoria, dei commercianti stessi, soprattutto anche della componente toscana, molto forte in questo senso, nell'essere sempre stata ostile all'applicazione della Bolkestein al commercio sulle repubbliche, movimenti di piazza, diciamo, che hanno poi portato il legislatore ad assumere questi comportamenti, per adesso, come notiamo, all'epoca del milleproroghe 2017, solamente attendisti. E poi invece vedremo che le cose prendono una piega diversa. Nel frattempo, sì, per completezza riportiamo anche che la conferenza delle regioni e delle province, a seguito dell'intervento a gamba tesa del legislatore statale col milleproroghe, aveva emanato un documento del 25 maggio 2017 fornendo indicazioni sulle procedure avviate ancora da avviare. Adesso è inutile stare poi ad approfondire perché non ce n'è più ragione. Notiamo come già allora si affacciavano delle proposte di legge interessanti, sempre nella consapevolezza che occorreva un po' correre ai ripari rispetto al sistema che si era venuto a creare. Un progetto di legge, ne cito due più rilevanti, uno di sapore più drastico, si prefiggeva di sottrarre il commercio sulla Repubblica dall'ambito di applicazione della direttiva servizi sul presupposto che i beni oggetto di attribuzione non sono limitati né sono risorse naturali scarse. Si prevedeva infatti il rinnovo automatico delle concessioni dei posteggi in questo progetto, che poi direi che ha trovato fortuna. L'altro progetto di legge più soft, diciamo, non metteva in dubbio l'applicabilità della Bolkestein nel commercio su repubbliche, ma prevedeva delle limitazioni, ad esempio con l'esclusione delle società di capitali, riportando il testo dell'articolo 28 alla sua versione originaria prima della modifica attuata con il 59. Naturalmente questo per evitare il fenomeno del cosiddetto rastrellamento, cioè che soggetti ben diversi dai nostri abituali commercianti, cioè da quello che è l'abituale tessuto imprenditoriale legato al commercio sulla Repubblica, costituito da imprese ditte individuali o imprese familiari, ecco, subisse diciamo così la minaccia dell'arrivo di operatori di ben altro calibro interessati comunque a un rastrellamento orizzontale delle autorizzazioni. E veniamo poi a un'altra data fondamentale in questa tormentata vicenda, che è il 27 dicembre 2017, cioè alla fine di quello stesso anno in cui si è dato luogo alla proroga. Assistiamo ad ulteriori rinvii con il comma 1180 e il comma 1181 della legge 27 dicembre 2017. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione
delle concessioni sul commercio alle pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni ne essere la data di entrata in vigore della presente disposizione, con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020, è prorogato fino a tale data. Cioè una norma fondamentalmente fotocopia di quella precedente, solo che reca un posticipo di ulteriori 2 anni. Il comma successivo, nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto l'articolo 16, specifiche modalità di assegnazione per coloro che nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Quindi, ecco che cominciano ad affacciarsi principi ed esigenze inedite, si comincia comunque a prefigurare quello che sarà un atteggiamento futuro del legislatore. Non ci si limita solo a prorogare ulteriormente di altri 2 anni le autorizzazioni in essere, sempre facendo appello a queste esigenze di omogeneità e di regolamentazione omogenea, e si comincia ad introdurre un principio diverso che ci fa già capire dove arriveremo, cioè il legislatore si pone il problema di gestire delle procedure di assegnazione in un ambito in cui esistono microimprese dove fondamentalmente si regge il destino di una singola famiglia e quindi per la particolarità che tradizionalmente contraddistingue il nostro commercio su aree pubbliche, si cerca di introdurre questi concetti, obiettivi di politica sociale, tutela dell'occupazione, ai fini di, anche in deroga, ecco, si apre la possibilità di una deroga all'articolo 16, anche, soprattutto per evitare che le assegnazioni dei posteggi, vadano, diciamo così, a, pregiudicare, calpestare diritti inerenti alla posizione di singole persone, di singole famiglie. Quindi sorge l'esigenza di una nuova intesa che doveva procedere alla integrazione dei criteri previsti dall'intesa del 5 luglio 2012 in senso sociale, diciamo così, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico. Ecco, quindi una norma che tenta di arginare la minaccia e il pericolo del rastrellamento delle autorizzazioni. Che cosa è accaduto dopo? Sì, per completezza ho voluto anche riportare una risoluzione del MISE che nel frattempo era intervenuta a distanza di poco tempo. Si è cercato, il Ministero cercato di fornire dei chiarimenti, perché naturalmente che a forza di rinvii 31-12-2018, 31-12-2020, gli anni passavano e poi fondamentalmente lo scenario era assolutamente a macchia di leopardo sul territorio nazionale. Si trovavano regioni, contesti in cui si era cercato di portare avanti il tema dell'assegnazione e tutto il sistema intesa, come vi ho detto, è accaduto in Emilia-Romagna, rispetto ad altre realtà dove invece tutto questo non era accaduto e aveva prevalso una logica attendista, sicuramente col senno di poi e con una certa invidia, dico, più saggia. Si è cercato comunque di dare delle risposte a quello che poteva essere accaduto a chi come noi magari aveva già concluso, avviato e concluso l'iter, dicendo che le concessioni già rilasciate con data 1º gennaio 2019 non potevano trovare efficacia prima del 1º gennaio 2021 per effetto del secondo rinvio, altrimenti si sarebbe verificata l'ennesima disparità di trattamento, questa volta sancita per legge, tra un operatore e l'altro a seconda di quelle che erano le vicende amministrative accadute o meno sul proprio territorio, cioè in forza di un secondo rinvio è evidente che l'autorizzazione precedente doveva essere prorogata fino al 31-12-2020, su questo non c'era questione
e dunque l'eventuale rilascio di un'autorizzazione Bolkestein avvenuto o ancora da avvenire, perché magari la procedura non si era conclusa, doveva avere efficacia dal 1 gennaio 2021. E questo sì, questo è servito anche a salvare la legittimità delle procedure, in un contesto in cui comunque, ricordiamolo, era già vigente un comma 1181 che aveva disposto la revisione dei criteri, che ovviamente non poteva intervenire su bandi già pubblicati, già conclusi, su procedure magari in corso di conclusione. E veniamo poi a quello che è stato l'ultimo atto di questa tormentata vicenda, l'arrivo della legge di bilancio 2019, un colpo di spada sul nodo gordiano della Bolkestein, l'ho messo tra virgolette perché più o meno questo era il titolo di un articolo che avevo scritto a caldo a seguito della emanazione della legge a commento della stessa. Il comma 686 in sostanza dice questo: al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, ecco un principio, una spia che rimane a fondamento e giustificazione di un intervento normativo. Al decreto 59-2010 sono apportate le seguenti modifiche. All'articolo 7,1, dopo la lettera F, cioè l'articolo 7, l'articolo 7 è quello che prevede le esclusioni dell'applicabilità del decreto, quindi dopo la lettera F è aggiunta la F bis che dice alle attività del commercio dettaglio su aree pubbliche, cioè il commercio su aree pubbliche è inserito tra le materie escluse dall'applicazione del decreto sulle liberalizzazioni. Punto. All'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente, cioè ricordiamo l'articolo 16, se ci siamo dimenticati, l'articolo 16 è quello che fondamentalmente giustifica il ricorso alle procedure di pubblicazione di bandi per il caso delle concessioni di commercio su aree pubbliche. Dicevamo che all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: le disposizioni di cui è presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche. Quindi tutto quello che abbiamo visto scritto lì adesso per legge non si applica più al commercio su aree pubbliche, quindi il commercio su aree pubbliche non è più inteso tra quelle situazioni per cui appunto è prevista scarsità di risorse, occorre procedere all'assegnazione, a garanzia dell'imparzialità rispetto alle esigenze orizzontali uguali per tutti di una serie di imprenditori interessati ad accaparrarsi un posteggio. Tutto questo non è più applicabile, quindi naturalmente questo implica che tutto il sistema dell'intesa decada. Un'altra norma importante è l'abrogazione dell'articolo 70 che a sua volta interveniva sull'articolo 16, prevedendo l'attuazione attraverso l'intesa. Quindi non c'è più dubbio, in forza di queste laconiche, per quanto laconiche disposizioni, sul fatto che il sistema Bolkestein e tutto ciò che ne è conseguito, intese, eccetera, non si applicassero al sistema, al commercio su aree pubbliche. Facciamo qualche riflessione, considerazione su questo fatto, cioè sulla esclusione della Bolkestein dal commercio su aree pubbliche. In mancanza, devo dire, in mancanza di strumenti adeguati, perché a seguito della legge di bilancio non mi sembra che siano poi intervenute grandi spiegazioni a riguardo. La Regione Emilia-Romagna ha fatto una direttiva per il caso della regione che mi interessa, ma anche lì si è praticamente spiegato con non poco imbarazzo che tutto questo avrebbe comportato delle modifiche rispetto alle procedure di chi ancora doveva
indirle, per la verità credo pochissimi comuni da noi, e si rimaneva in attesa di ulteriori precisazioni. Comunque, gli effetti, l'eliminazione del sistema introdotto dall'intesa 5 luglio 2012, la riespansione della competenza legislativa regionale in materia di commercio, poi magari diciamo meglio, piena efficacia e validità a partire dal gennaio 2021 e fino a 12 anni dopo dei titoli autorizzatori rilasciati a seguito di procedure già concluse prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2019. Certo, questo vale, nel senso che chi ha concluso le procedure suo malgrado e ha rilasciato i titoli, quei titoli sono pienamente validi ed efficaci in quanto l'atto amministrativo si regge in base alla legge, alla fonte giuridica che ne ha previsto l'emanazione. Possiamo poi discutere sulla possibile permanenza in vigore dei commi 1180 e 1181 della legge 205-2017, oppure possiamo orientarci per un'esclusione della permanenza in vigore di tali norme. Direi che questo tema emerge per il fatto che il legislatore della legge di bilancio 2019 non ha dato indicazioni specifiche su questi, cioè non ha provveduto ad un'abrogazione espressa di quei commi. Quindi uno potrebbe dire: allora va bene, la Bolkestein non si applica, però ugualmente quando scade un'autorizzazione dobbiamo procedere al suo rinnovo e magari dobbiamo farlo emanando bandi con rispetto della clausola sociale. Ecco, uno potrebbe interpretare così, visto che in quelle norme a questo si faceva riferimento. Oppure potremmo dire: no, il sistema abrogativo che è intervenuto è talmente tranchante, tale per cui quelle disposizioni a evidente carattere transitorio e evidentemente e chiaramente ispirate a giustificare un modus operandi connesso alla permanenza in vigore dell'obbligo di indire bandi, sono oramai implicitamente abrogate. Sì, per quanto al varo della legge di bilancio io avessi scritto qualche articolo a caldo con cui non ci volevo credere, fondamentalmente, che fosse andato tutto in cavalleria, ecco, abbia scritto che forse i commi 1180 e 181 potevano ancora avere del senso. Direi che non è così. Io opterei per un indirizzo legato all'abrogazione implicita di queste norme. Semplicemente con l'abrogazione che è intervenuta, con la sua portata, poi magari ci torniamo e la rileggiamo bene, perché poi le norme bisogna sempre leggerle infinite volte e rifletterci infinite volte, direi che si è proprio voluto portare alla definitiva cancellazione di quel sistema e riportando il tema inquadrando il tema non più come concessione di servizi, ma come concessione di beni. Partiamo da questo concetto fondamentale. E quindi escludendolo dall'applicazione della direttiva Bolkestein, che in realtà si chiama direttiva servizi, e reintroducendo il sistema dell'assegnazione mediante rinnovi automatici, come si era poi sempre fatto. Ecco, a giustificazione di questa interpretazione, vediamo il testo normativo. L'esclusione del commercio su aree pubbliche dall'applicazione del decreto sulle liberalizzazioni e quindi dall'impianto stesso della Bolkestein che abbiamo illustrato in precedenza, no? Cioè, ci tenevo a riprendere qualche riflessione forse scontata, ma proprio per capire bene che tutto quello che si fonda sulla direttiva Bolkestein si è voluto squalificare tutto quel sistema legato sull'apertura del mercato, sulla imparzialità e parità di trattamento degli operatori, si è voluto sconfessare, ma in virtù di che cosa? In virtù del fatto che in questo mondo, in questo contesto del commercio su aree pubbliche, sono gli imprenditori a non essere economicamente sullo stesso piano.
per cui viene meno l'esigenza di parità delle armi, viene meno l'esigenza di imparzialità. Perché noi sappiamo bene, anche dagli insegnamenti della Corte Costituzionale, che l'imparzialità è comunque un valore relativo, non assoluto. Cioè, esiste la possibilità di discriminare, purché ci sia la giustificazione. E invece, tutti i giudizi costituzionali che poi chiamano in causa l'articolo 3, no, sul principio di uguaglianza, si fondano su una ragione di base che tutti i cittadini sono uguali, però fondamentalmente è possibile discriminare quando ce n'è una ragione, quindi sono i trattamenti ingiustificatamente discriminatori ad essere sanzionati dalla Corte Costituzionale, non quelli che discriminano sulla base di un fondamento giuridico. E dietro a tutto questo lavoro di abrogazione del sistema delle intese della Bolkestein c'è una riflessione in questo senso che può avere sicuramente un suo fondamento, una sua logica. Ecco, di sicuro sappiamo che chi fa commercio su Repubbliche, che ha protestato per tutti questi lunghi anni e che si è opposto all'applicazione della Bolkestein, ha sempre argomentato in questo senso. Noi siamo troppo piccoli, siamo troppo deboli per poter competere in condizioni di parità delle armi con chiunque si voglia affacciare sul mercato dei bandi, delle autorizzazioni, ecco, e da qui le scelte che vediamo. Lo stesso articolo 16 è stato vulnerato in modo non indifferente, ecco, in quanto le disposizioni di quell'articolo non si applicano al commercio su Repubbliche. Dobbiamo anche cercare una soluzione in una via di interpretazione sistematica, cioè dov'è che abbiamo scritto la non applicabilità della Bolkestein al commercio su Repubbliche? Nello stesso decreto che la recepisce. Quindi è evidente che la valenza di questo intervento vuole essere quella a livello massimo, cioè a livello di una norma che, come sappiamo, il decreto 59 si impone a livello trasversale in quanto opposto a tutela della concorrenza. Si impone per i suoi contenuti diretti, ma anche per quelli indiretti, cioè anche per tutto ciò che vuole escludere dalla sua applicazione. Quindi da questo punto di vista penso che dubbi non ce ne siano più. Vediamo adesso di passare alla seconda parte del nostro webinar e occuparci di temi più specifici legati al commercio su Repubblica, una carrellata veloce che può essere sicuramente utile fare ogni tanto per insomma, rinfrescarsi un po' le idee su tutte quelle che sono le complesse tematiche che si intrecciano in questo tema. Il commercio su Repubblica principalmente si svolge su posteggi concessi per a questo punto possiamo dire 12 anni su qualsiasi area oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante. Poi anche qui verrebbe il caso di approfondire come poi faremo le modalità di svolgimento del commercio itinerante e le criticità. I posteggi su Repubblica, come ben sappiamo, possono essere in mercati, fiere o posteggi isolati. Anche qui comunque vigono regole, possono essere offerte discipline diverse nei singoli casi attraverso i regolamenti comunali. Dicevo, il commercio itinerante è sempre fonte di problemi perché a volte tende a diventare fisso, anche se non potrebbe esserlo. Il commercio itinerante in quanto tale deve essere legato a esigenze temporanee che si giustificano in base all'esigenza di dare il servizio al consumatore per il tempo necessario. Il Comune può, in virtù di tutto l'impianto normativo che abbiamo illustrato prima nel dettaglio, stabilire anche aree e zone che non sono raggiungibili da questo tipo di servizio, dando giustificazione. Insomma, la pianificazione può intervenire al fine di orientare l'esercizio di questo tipo di
di commercio, perché poi la normativa di base direbbe su qualsiasi area, ma poi su qualsiasi area no, non è detto che il comune abbia interesse che questa attività si svolga. Interessante tema è anche quello dell'assegnazione alla spunta, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, come sappiamo, sono assegnati giornalmente, se appunto non utilizzati dai titolari, soggetti legittimati. E in base al numero di presenze. E da qui poi l'intervento normativo che ha portato alla realizzazione di vere e proprie graduatorie degli spuntisti che devono essere periodicamente aggiornate, che richiedono un lavoro importante in termini di gestione periodica delle stesse, tendono a diventare ipertrofiche perché nel passare del tempo si estende sempre di più, no? Il numero di soggetti che presenta la comunicazione alla spunta, e quindi la graduatoria si ingrandisce e magari si popola anche di soggetti che poi non, nel corso del tempo non sono più interessati a partecipare e quindi attraverso alcune regolamentazioni locali si è cercato di procedere di introdurre criteri per una manutenzione delle graduatorie di spunta che possa quindi renderle più gestibili, più fruibili. Come vi dicevo, il particolare caso del commercio dei beni culturali interessati da interessi confliggenti, no? Difficile a volte la convivenza di queste diverse realtà, di queste diverse esigenze. Esistono comunque, direi di partire ad affrontare il tema dal contesto normativo. L'articolo 28,13 non l'ho riportato perché vi abbiamo fatto cenno più sopra, potete andare poi a riprendere la norma. Interessante quello che si dice nel codice dei beni culturali. All'articolo 52, quello che fu chiamato come decreto Art Bonus a suo tempo, alcuni anni fa, insomma, introdusse delle norme di un certo rilievo, di un certo impatto, con attenzione, con prevalenza a quelle che sono le potenzialità e i poteri degli uffici ministeriali, a fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e delle aree contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, quindi l'iniziativa appunto, come dicevo, è del MIBACT e delle soprintendenze. D'intesa con Regione e Comuni, serve però questa intesa, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e valorizzazione. Questo sicuramente per quanto riguarda le forme di uso non soggette a concessione e poi però anche se ne riscontra la necessità in confronto all'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito di rilascio di concessioni di posteggio di occupazione di suolo pubblico. Che cosa si può fare nel caso in cui appunto il Ministero intenda assumere queste iniziative e sia, poniamo che ci sia un'intesa con la Regione e i Comuni, si può arrivare addirittura anche alla revoca del titolo, con le relative conseguenze in termini di indennizzo. Poi nella norma c'è tutto un sistema abbastanza complesso di calcolo dello stesso. Questo è ciò che è contenuto nell'articolo 52 del decreto del codice del paesaggio, insomma. Esistono poi anche altre norme. Ancora più recentemente, nel 2016, si è intervenuto con l'articolo 1 del decreto SCIA 2, questa volta però ponendo l'attenzione sui poteri che può esercitare il comune, e nella procedura di consultazione invece specularmente sono interessati la regione e sempre il MIBACT, quindi il comune d'intesa, eccetera, eccetera, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite la sostanziale categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico, l'esercizio di una o più attività di cui è presente decreto, quindi attività
quelle della tabella A dello SCIA 2, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Quindi qui, come spesso accade quando si tratta di norme, collegate alla tutela dei beni ambientali, storici e artistici, il valore discrezionale è molto ampio, è un'arma, secondo me, di non poco conto nelle mani, delle amministrazioni. Dobbiamo anche considerare che, il territorio italiano è fatto di realtà, le più diverse. Non sempre si presenta l'esigenza di prestare tutela al patrimonio, si sarebbe più, orientati verso la valorizzazione dell'attrattività degli investimenti imprenditoriali. In altri contesti, invece, la problematica di tutela della fruibilità delle aree paesaggisticamente rilevanti del patrimonio storico-archeologico assume contorni drammatici. Quindi, il comune che dovesse muoversi in questo senso, almeno che sappia quali sono, dove sono le norme per poter fronteggiare le difficoltà. Anche l'articolo 31 del famoso decreto 201-2011, decreto Salva Italia, che adesso sembra che si voglia modificare in forza della controriforma sulle aperture domenicali anche. Si dice questo, no? Costituisce il principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, lavoratori, ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali. Poi qui c'è il termine di adeguamento, e poi ecco qui. È venuta meno una parte, comunque nel testo normativo si dice che possono essere previste anche aree interdette all'insediamento del commercio e delle attività produttive, quindi anche questa norma, anche questo principio è sicuramente di particolare interesse, di particolare rilievo in questo senso. Adesso sì, diciamo che poi sul tema della convivenza tra commercio e beni culturali si potrebbe parlare per delle giornate intere, intersecandolo anche magari con il tema del rispetto della quiete, della vivibilità dei centri storici, dei problemi e delle criticità connesse alla cosiddetta movida. Ecco, qui c'è una pagina infinita di prassi amministrative, casi giudiziari che hanno poi portato agli esiti più diversi. Chi fosse interessato su questi, ad approfondire questi temi, si vada magari a leggere la sentenza 299 del 2012 della Corte Costituzionale, che dà sicuramente ampia base argomentativa e giuridica per poter intervenire a tutela della vivibilità dei centri storici, con particolare riferimento al tema del riposo notturno, nei casi in cui la commercializzazione esasperata porti a situazioni insostenibili. Ecco, è possibile intervenire nell'ambito degli orari, è possibile limitare gli effetti della cosiddetta liberalizzazione assoluta degli orari, facendo leva sulla valorizzazione di altri principi, di altri criteri di pari dignità costituzionale, come il diritto al riposo, il diritto alla vivibilità dei centri storici, che può interessare ai residenti, ai lavoratori, eccetera, a chi fa comunque altro diverso dal commercio, anche in un centro storico. La liberalizzazione degli orari non è quindi assoluta, non è mai stata assoluta, ha sempre dovuto affrontare la necessità di coordinarsi con altri beni e altri valori di pari rango costituzionale, destinati eventualmente a diventare anche prevalenti. Vediamo adesso di capire
che cosa succede nel caso in cui si debba procedere a una riorganizzazione di un mercato, di una fiera, cosa che può avvenire per le esigenze più diverse. Comunque la norma base contenuta nell'articolo 28 sono le regioni a fissare i criteri a cui i comuni devono attenersi per determinare l'istituzione, soppressione o spostamento dei mercati. Le uniche limitazioni che si possono prevedere devono trovare giustificazione in ragioni di sicurezza, igiene, viabilità o decoro dei beni storici, ma in realtà sì, ecco, poi per completezza ho citato ancora l'articolo 52 del decreto 42-2004, non sto a ripeterlo, ecco, comunque sappiamo che in virtù di quella norma si può arrivare anche alla revoca con indennizzo. Non sono solo queste le ragioni che possono fondare un'esigenza di riordino o riorganizzazione di un mercato, di una fiera e poi appunto portare ad una legittima soppressione, trasferimento, eccetera. Possono essere ragioni anche connesse alla più generale potestà pianificatoria a livello territoriale che appartiene ai comuni per istituto. Possono essere i più diversi gli esempi che ci portano poi ad una riorganizzazione per motivi legati a esigenze di assetto urbanistico, a partire dalla più elementare, che è la diversa destinazione urbanistica di un'area mercatale. Il comune, in virtù della propria potestà di pianificazione, può decidere che un'area prima tradizionalmente utilizzata per l'ubicazione del mercato debba poi assumere una destinazione diversa. Allora in quel caso ecco che si giustifica la ragione dello spostamento, quantomeno. Lo spostamento che deve essere poi indirizzato verso un'area, per quanto possibile, idonea ed equivalente. Ecco, più riusciamo ad avere condizioni favorevoli al reinsediamento degli operatori, più sarà facile e più sarà semplice e veloce procedere all'operazione di spostamento, altrimenti, diversamente, se invece sussistono delle criticità, delle complessità, vedremo come ci dobbiamo comportare. Un'altra esigenza che può comportare un possibile spostamento connesso alla prima, è un caso particolare in realtà di destinazione urbanistica diversa, è la riqualificazione urbanistica di un'area. Può darsi che in virtù di una riqualificazione urbanistica gli spazi da adibire a mercato siano più ristretti, siano diversi e necessitino comunque di una rivisitazione complessiva della distribuzione dei banchi, magari addirittura anche per dimensione, e quindi ecco che si debba procedere ad un'operazione di riassegnazione per questo motivo. E poi le più varie esigenze di riordino del mercato della fiera, ad esempio, può capitare quando l'iniziativa, soprattutto con riferimento alle fiere, nel corso degli anni e talvolta anche dei decenni, subisce un progressivo deterioramento, nel senso che alcuni commercianti sono andati via, altri lamentano la necessità di spostarsi. Insomma, nel corso degli anni può darsi che un'assegnazione fatta in epoche differenti, dove le esigenze e il tessuto urbano era diverso, sia necessario mettere mano e quindi procedere ad un riordino e ad una riassegnazione. Queste le ragioni a fondamento e anche le fonti giuridiche che possiamo utilizzare per poi procedere alla riorganizzazione. E vediamo adesso di capire come la riorganizzazione può essere fatta dal punto di vista delle procedure. Secondo me, un intervento di questo tipo dovrebbe innanzitutto concretizzarsi negli atti di programmazione dell'ente. Il riordino, la riqualificazione di un'area, la diversa destinazione urbanistica, che possono poi comportare effetti e conseguenze
sull'attività di commercio sulla Repubblica, in qualsiasi forma essa sia svolta, debbono trovare ragione e fondamento innanzitutto negli atti di programmazione dell'ente, ad esempio il DUP o altri atti di pianificazione più specifica. A questa indicazione programmatica deve seguire poi la predisposizione di un progetto di riorganizzazione, il quanto più possibile precisato e dettagliato. Quindi anche con planimetrie, con misurazioni, quote, tutto deve essere una relazione di accompagnamento che dia modo di argomentare, giustificare. È vero che si tratta poi fondamentalmente di un atto di programmazione, quindi potrebbe anche non essere motivato, ma in realtà, poiché qui si va ad incidere su situazioni soggettive pregresse di operatori privati, direi che qui la motivazione è quanto mai necessaria. Magari sì, l'atto in sé di approvazione del progetto potrebbe non avere una sua motivazione specifica, ma a livello istruttorio pregresso bisogna che il nodo legato alle ragioni del riordino sia adeguatamente sviluppato, poi vedremo di capire il motivo. Una volta predisposto il progetto di riorganizzazione, è buona norma inviarlo a titolo di proposta alle rappresentanze di categoria ed eventualmente anche ad una rappresentanza degli operatori di mercato della fiera, in modo tale che queste categorie, questi soggetti possano presentare le loro osservazioni. E quindi va avviato un confronto, va avviato una sorta di concertazione con questi soggetti che dovrebbe portare alla soluzione di tutte le criticità o comunque all'analisi di tutti gli interessi che vengono messi sul tavolo, no? Questa deve essere la finalità di questa dialettica che parte tra l'amministrazione e gli operatori. Un po' come si fa nella pianificazione urbanistica, no? Si raccolgono le osservazioni, si controdeduce e poi si passa alla fase approvativa, alla fase di approvazione degli atti. Approvati gli atti, quindi dopo che è stato dato il nuovo assetto, si tratta di procedere alla riassegnazione dei posteggi in base alla graduatoria di mercato di fiera, no? Con le modalità più diverse, si stende la graduatoria, poi si possono anche chiamare gli operatori, si fa scegliere il posteggio. Ecco, questa è una delle prassi di maggiore diffusione, e poi si procede all'assegnazione vera e propria. Dicevo, perché è importante stabilire con chiarezza, con certezza le ragioni del riordino, perché devono essere comunque esplicitate, pur essendo un atto di programmazione, perché confligge con interessi che sono interessi forti. Sono quelli di imprenditori insediati nel corso di anni e decenni, che hanno quindi una legittima aspettativa nell'esercizio di un'attività, per quanto a basso livello di investimento. E dunque la giurisprudenza, che è abbastanza copiosa in materia, riconosce da un lato che il Comune mantiene e conserva in ogni tempo le proprie prerogative, le proprie potestà a livello di pianificazione territoriale, e questi atti di riordino rientrano in tale ambito, però è anche vero che l'esercizio di questi poteri deve essere proporzionato, quindi non sono sindacabili a livello di giurisprudenza amministrativa, a livello di giudice amministrativo, gli atti di riordino, ma purché siano proporzionati all'obiettivo che si vuole raggiungere, non si presentino abnormi, contraddittori, ingiustificati. Ecco, quindi vale sempre anche in questo caso un principio di ragionevolezza, no? Che deve essere applicato e deve trovare giustificazione nelle misure concrete, che devono essere quelle che recano il minor pregiudizio possibile agli altri interessi privati coinvolti. Poi altri temi che sono stati sviluppati dalla giurisprudenza in questi ambiti riguarda
il numero degli operatori interessati, cosa succede se in realtà il mercato interessa solo un ristretto numero di operatori che devono essere spostati, cosa si deve fare, la riassegnazione di tutti i posteggi, no? A volte si presenta questo problema. Io credo che la sede più opportuna per risolvere questi problemi sia quella regolamentare. Nel proprio regolamento bisognerebbe stabilire un limite, un tetto, entro il quale il riordino viene fatto in maniera puntuale, cioè con interesse solo per pochi banchi magari interessati dello spostamento, per differenziare dalle situazioni dove invece il riordino e lo spostamento interessa un numero maggiore di operatori, per esigenze di parità di trattamento è più opportuno procedere ad una riassegnazione complessiva. Questo comunque un po' è quello che dice la giurisprudenza, o lo si stabilisce in sede regolamentare, ecco, oppure se non lo si è fatto in quella sede, bisognerebbe individuare comunque una ragione tale per cui il numero è così basso che la riassegnazione avviene nei confronti solo di certuno, oppure il numero è sufficientemente alto e si procede con tutti. E poi ogni caso fa un po' storia a sé, nei riordini non esiste una situazione uguale a quell'altra, per cui va sempre considerato quello che può essere il punto di arrivo a cose fatte, quindi l'entità e l'eventualità del pregiudizio che possiamo arrecare. Adesso altro tema che avevo ritenuto di approfondire riguardo l'assegnazione dei posteggi liberi. Magari vi racconto anche come operiamo noi sul territorio, che il nostro, come se qualcuno già ha seguito il precedente webinar, è un territorio che riguarda 10 comuni, quindi una miriade di situazioni mercatali e fieristiche che ci impegnano periodicamente nella revisione delle graduatorie, nell'assegnazione dei posteggi liberi, nell'approvazione delle graduatorie, delle fiere, eccetera, eccetera. Saper gestire in maniera snella e puntuale le procedure di assegnazione dei posteggi liberi è sicuramente un aiuto affinché i mercati vengano appunto gestiti con efficienza e i posteggi liberi siano trattati nel miglior modo possibile e diventino un'effettiva opportunità. Il tema è quello, cioè l'emersione del posteggio libero avviene attraverso il dialogo con le polizie municipali del territorio, attraverso la ricezione delle comunicazioni di rinuncia al posteggio e anche attraverso le amministrazioni stesse, la parte istituzionale che ci deve rappresentare l'esigenza di assegnazione del posteggio libero, che non è obbligatorio ma facoltativa. La parte istituzionale potrebbe anche rappresentare l'esigenza di istituire nuovi posteggi e poi da qui diventerebbero posteggi liberi. Perché appunto abbiamo parlato di riordini e di riassegnazioni, ma potrebbe anche palesarsi l'esigenza di procedere alla istituzione di un nuovo mercato o anche di un nuovo posteggio isolato. L'istruttorio come parte con l'inserimento dei posteggi liberi e la pubblicazione, immagino che un po' per tutti i territori sia uguale, si procede all'inserimento in piattaforma regionale, poi con le tempistiche e le scadenze che hanno le regioni si arriva alla pubblicazione dei bandi almeno 2 volte l'anno e con periodicità nelle scadenze, no? La primavera e l'autunno, si ricevono le domande, si procede, passo indietro, uscita dei posteggi pubblicati sul bollettino regionale, emissione del bando locale, ricezione delle domande, istruttoria sulle domande, approvazione della graduatoria e poi assegnazione. Ecco, poi in caso di parità vanno gestite le situazioni, magari è bene specificare nel bando come
si procede, come lo si fa, oppure in caso di scelta non effettuata sul posteggio o in caso sia scelto lo stesso posteggio, va chiarito qual è la modalità di assegnazione. A volte ci si trova anche nella necessità di scrivere direttamente all'operatore e chiedere di appunto individuare il posteggio dopo che sono già stati assegnati alcuni e altri sono rimasti liberi, e poi discorrere così una graduatoria fino al completamento delle assegnazioni. Altri casi particolari di cui possiamo parlare, le migliorie, beh sì, insomma, sulle migliorie direi che tutto questo tema deve trovare una sua collocazione nell'ambito della regolamentazione locale. Noi le migliorie le rendiamo, abbiamo due finestre nel corso dell'anno che si aprono a maggio e a novembre, e in quel periodo, nel mese di maggio, nel mese di novembre, si fa richiesta di migliorie di posteggio, confrontando le planimetrie presso ciascun ente, presso ciascuna polizia municipale, poi scegliendo i posteggi che sono eventualmente liberi. Ovviamente la procedura delle migliorie si deve coordinare con quella dell'assegnazione dei posteggi liberi e della loro segnalazione, perché prima si fanno le migliorie, poi si procede ad evidenziare i posteggi liberi e alla loro pubblicazione e assegnazione. Esistono anche modalità, come tutti ben sappiamo, diverse di vendita su aree pubbliche, non a titolo professionale ma a titolo occasionale. Parliamo di hobbisti, creativi. A volte si tende a ricomprendere nella categoria hobbisti anche tutta una serie di soggetti che non lo sono. Gli hobbisti sono coloro che vendono materiale da collezione, cimeli, cose di questo tipo, mentre invece chi vende prodotti che nascono dal suo ingegno creativo, ad esempio parliamo dall'artista, dal pittore, dallo scultore, a chi realizza piccoli capi di abbigliamento o piccola oggettistica di tipo artistico. Ecco, tutti questi soggetti, in quanto tali, non sono identificabili, inquadrabili come commercianti, sono dei semplici operatori occasionali, quindi non hanno bisogno di alcun tipo di autorizzazione. Commercio su aree pubbliche e somministrazione di manifestazione temporanea rimane poco tempo, ma vi posso dire che a volte, no, come sappiamo bene, nell'ambito della miriade di manifestazioni temporanee che si svolgono nei nostri territori, il tema si interseca con quello del commercio su aree pubbliche, dove abbiamo degli espositori, dove abbiamo commercianti che svolgono anche attività di somministrazione, e la tendenza è quella a rendere, secondo anche la prassi che applico io sul mio territorio, poi magari qualcuno si orienta diversamente, qui non si pretende di dare o dettare un'unica linea, sono possibili comunque più strade. Tutta l'attività di commercio su aree pubbliche, diciamo così, che viene svolta in concomitanza di una manifestazione temporanea e prevede somministrazione, richiede innanzitutto che l'operatore sia autorizzato di per sé stesso. L'operatore che arriva con l'autonegozio deve essere un operatore che ha in regola con tutti i titoli dal punto di vista commerciale, igienico-sanitario e di sicurezza. Soprattutto se appunto esercita l'attività di somministrazione. Io ritengo però che un soggetto organizzatore dell'evento, che di solito non è il singolo commerciante che viene chissà poi da dove, chiamato per fare semplicemente street food, ma è un altro soggetto, può essere un'associazione o anche un soggetto professionale, debba presentare una notifica sanitaria con cui spiega come viene organizzata l'attività di somministrazione, magari facendo rinvio ai titoli abilitativi a cui sono già in possesso questi soggetti qui, se così è. Diversamente, nel caso in cui ci trovassimo ad avere degli operatori addirittura magari anche non professionali, che svolgono attività di somministrazione e manifestazione temporanea,
da qualche parte la notifica sanitaria dell'organizzatore deve coprire anche queste situazioni e lo deve fare direttamente, cioè a questo punto è l'organizzatore che presenta notifiche che si avvale poi di altri soggetti che in realtà ne sarebbero privi. La notifica sanitaria che serve in questi casi, in caso di manifestazioni organizzate appunto in maniera temporanea, è la notifica per somministrazione in manifestazione temporanea. Ovviamente si tratta di uno dei modelli che è stato approvato dalla conferenza unificata e che poi, laddove previsto, ogni regione ha inserito nella propria piattaforma. Ecco, quindi questa tipologia di somministrazione in manifestazione temporanea è presente nella modulistica nazionale e se non fosse presente in una qualche piattaforma, sappiamo bene che esiste il modulo cartaceo che si può compilare, scansionare e trasmettere, soprattutto se si è soggetti non imprenditoriali. Direi di finire qui. Temi sono stati tanti, a volte un po' sorvolato. Vedo che ci sono un bel po' di domande. Allora, mentre lascio qualche istante per poterle leggere, solo qualche istante, ricordo a tutti che le attestazioni verranno fatte nei prossimi giorni, così per questo webinar, ma anche per quelli passati. Dunque dovete dare ancora un po' più di tempo allo staff per poter ricevere le attestazioni. Troverete tutto, la registrazione più le slide di questo webinar, sempre nei prossimi giorni, nella pagina nella quale vi siete iscritti. In questo momento rilascio nuovamente la parola a Michele. Prego. Grazie. Allora, ne ho vista una particolarmente interessante, la numero 3. Visto che il commercio sulla pubblica è stato tolto dalla direttiva servizi, come faccio a riferirmi all'articolo 71 del decreto 59 2010 in materia di requisiti per la commercializzazione? Allora, in realtà quello che è stato fatto è stato, scusate se torno alle norme, ma i ragionamenti si fanno sempre con le norme davanti. Alle attività del commercio dettato non si applica. Sì, qui c'è stata una. Come dicevamo, il colpo di spada al nodo gordiano ha creato questo problema. Con l'intenzione di togliere il commercio sulla Repubblica dal sistema dell'intesa, si è buttato via il bambino insieme all'acqua sporca, ecco, cioè si sono tolte di mezzo anche tutte le discipline e i riferimenti che invece erano utili. Lo fai così, lo fai facendo riferimento alla tua normativa regionale, non so qual è, e poi bisognerebbe capire se questa normativa regionale ha appunto risolto, come penso, il problema in maniera coerente con quello che era l'articolo 71. Il tema è interessante perché quando facevamo le osservazioni, come andrà a finire dopo l'eliminazione della Bolkestein, abbiamo detto riespansione della competenza legislativa regionale in materia di commercio. Il tema dei requisiti morali e professionali è di portata tale per cui io penso che i contenuti siano comunque quelli. Ecco, bisognerà poi bisognerà fare riferimento alla legislazione regionale, che potrebbe fare anche un rinvio all'articolo 71, che secondo me a quel punto sarebbe ugualmente applicabile, perché poi la regione, nell'ambito della sua potestà esclusiva, decide che una norma nazionale debba essere applicata. Per me ci può stare, anche se quella norma ha stabilito che non si applica, che la norma nazionale non si applica in sede locale. Ecco, adesso poi la risposta la darò su tutte le domande. Adesso prendo, sì, le autorizzazioni, in virtù della seconda del regime che c'era in quell'epoca, le Bolkestein rilasciate con data 1/1/2019 in realtà sono valide a partire dal gennaio 2021 e scadono 12 anni dopo. Con riferimento. Società di capitali, il comune competente a quello di residenza, sì, si può ancora fare.
Sì, adesso si ripete il riferimento sull'articolo 71. Chioschi ed edicole sulla Repubblica seguono la stessa disciplina? Bella domanda. Direi di sì, direi di sì. Io adesso spetterei ad abrogare dei regolamenti locali. Abbiamo una legge nazionale che dice delle cose, per quanto problematiche, comunque chiare. E mi rifarei a quella e ovviamente gli atti conseguenti ne subiscono l'influenza diretta. Oramai vedo numero uno in rosso, cresce l'ansia e mi fermo e darò poi risposta in sede successiva. Bene, benissimo, grazie, dottor Deodati, grazie mille per la chiarezza espositiva, ci sono tantissimi complimenti nella chat, allora non vi preoccupate per le domande, visto che la materia era molto complessa, le domande saranno comunque disponibili nei prossimi giorni in forma scritta nella stessa pagina nella quale vi siete iscritti. Qualcuno ci fa anche l'augurio di buon appetito, ci vuole ancora un pochino, però grazie. Grazie a tutti e ci vediamo domani per il prossimo webinar sulla Via La Vinca e successivamente a settembre sarete informati per tutti gli altri eventi che organizzeremo. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Michele, grazie e buon proseguimento.